Eccomi qui con il dottor Antonio Scerzi. Siamo qui a pochi giorni del 1º maggio del concerto di San Giovanni, dove ci sono i promotori CGIL e Cisle Uille. E ecco qui che abbiamo uno dei promotori del concerto della Uille. Buongiorno, dottor Scerzi. Buongiorno a voi, mi dica. Allora, siamo di fronte a delle novità quest'anno in confronto agli anni precedenti. Ma intanto sì, sicuramente sono delle novità. Intanto sono cambiati gli organizzatori, c'è stato un avvicendamento, sono due società che hanno costituito un'associazione temporanea di impresa, sono la iCompany e Ruvito Produzioni. E col quale insomma, ovviamente ciò ha determinato un certo rinnovamento nella impostazione dell'evento. Perciò, che differenza troviamo in confronto appunto agli anni precedenti? Ma diciamo che allora, intanto va detto che negli ultimi anni il concerto comunque ha avuto come dire, un Grande audience. riscontro. Grande riscontro sia di pubblico che televisivo, con l'esibizione anche di più generi musicali. Insomma, siamo stati sul palco con venuto il maestro Morricone e tanti altri. Insomma, quindi, quest'anno la novità è un cast dove si ritornano alcuni artisti stranieri, che era un po' di anni che mancavano. Ma insomma, diciamo che siamo soddisfatti delle scelte fatte dagli organizzatori. Ecco, vogliamo dire agli ascoltatori e telespettatori qualche nome? Ma i nomi credo che siano, anche perché li vedo apparire sul sito, quindi insomma abbiamo nomi di assoluta qualità, Goran Bregovic, Irene Grandi, Paolo Turci, Ruggeri, J-Ax, Noemi, insomma, sono abbastanza, quindi saremo qui tutta l'intervista a fare l'elenco del cast. Ecco, poi il resto, Beh, insomma, lo poi, ecco, scopriremo. poi ci sono i giovani che 24, 25 e 26, anche quest'anno è stato organizzato un contest per giovani emergenti, quindi tra l'altro sul palco vanno anche i Cuzzo che hanno vinto il contest l'altro anno e sono stati finalisti a Sanremo Giovani. Quindi insomma ci sembra che da questo punto di vista il cosiddetto concertone sia assolutamente servito. Quest'anno 24, 25 e 26 ci sono 12 finalisti, tre dei quali andranno sul palco, quindi arricchiranno e diventa un'occasione credo importante perché insomma, esibirsi di fronte a un numero notevole di persone, soprattutto per dei giovani, credo sia sempre un fatto emozionante. Insomma. Quello è appunto molto importante, dare l'opportunità, soprattutto in questi tempi dove ci sono molti big. Vogliamo dire, per incentivare adesso quest'Italia, visto che è la festa dei lavoratori, per chi non lavora, che messaggio può dare questo concerto? Ma io credo, intanto quest'anno, bisogna dire che il tema del concerto, che è lo stesso del tema della manifestazione politica che si terrà la mattina a Pozzallo, in Sicilia, con i comizi dei tre segretari generali, Camusso, Furlan e Barbagallo, è il tema dominante del 1º maggio di quest'anno, intanto è la solidarietà, cioè la solidarietà fa la differenza e noi dobbiamo ragionare in termini di integrazione, ovviamente di lavoro, di sviluppo, perché se ci chiudiamo ognuno in noi stessi, una delle condizioni per riavviare un processo di sviluppo è quello proprio di integrare. Ed è la base fondamentale per sviluppare anche l'occupazione. Questo è un bellissimo messaggio, perciò diciamo come vogliamo concludere in attesa di questo 1º maggio, che messaggio vogliamo dare? Sicuramente un messaggio di speranza. I tempi sono difficili, complicati, però noi no, tutto possiamo permetterci tranne
il lusso di perdere la speranza che le cose possano cambiare. Questo è il messaggio che penso sia doveroso dare ai giovani che saranno in piazza o quelli che ci ascolteranno o ci vedranno in televisione, insomma, che vedranno gli artisti in televisione, che poi noi non ci andiamo ovviamente. Perfetto, allora io la ringrazio del bellissimo messaggio di speranza che si concretizzi, perciò diamo un buon primo maggio a tutti quanti allora. Che sia un buon primo maggio di festa innanzitutto, di solidarietà e ripeto di speranza. Grazie mille, la ringrazio.